Arezzo, Piazza Guido Monaco, davanti ai locali che ospitavano gli uffici di Informa Giovani e dove ipoteticamente dovrebbe nascere questo casinò, questa sala slot, questa ancora non meglio identificata patria del vizio, osteggiata da Fanfani, che è il sindaco d'Arezzo, come da tante altre persone, è aspettata e auspicata dai fautori del vizio. E certo è che, insomma, in Italia è un momento in cui molti cadono in questa trappola, in questa dipendenza, vorrei dire, che è curata, e sapere che anche ad Arezzo, in centro, apre uno di questi casinò fa un po' effetto. Io credo che se un uomo è intelligente tanto da capire che deve avere dei limiti, va bene. Se un uomo è talmente cretino da cadere in qualsiasi trappola, allora si giustifica tutto. E io penso, c'è la droga al giro, ma io non mi drogo, c'è il sonno, i casinò, e non vado alle slot, io quando voglio guadagnare vado a lavorare, perché già è difficile avere il lavoro. Comunque, al di là delle interpretazioni personali, quello che mi è piaciuto è il sì, ho tenuto il giornale, perché il sindaco d'Arezzo Fanfani, che vedete qui, ecco, preoccupato, in uno dei suoi atteggiamenti più preoccupati, ha detto: all'attacco sui mini casinò di Piazza Guido Monaco studio le carte per capire cosa si può fare. Ora, cosa si può fare con le carte? Studiando le carte si può giocare o a blackjack o a Texas poker, poker americano. Per cui questa contraddizione in termini quasi di tipo ossimoresca ci fa morire da ridere. Fatto sta che io non credo che il sindaco di una città possa contrastare delle licenze che con molta probabilità dipendono dalle prefetture, quindi indipendenti dai comuni, ma in piazza Guido Monaco, come vedete, c'è tutti i giorni un casino bestiale, quindi anche se ci fanno un casino non è che cambia tanto, da casino a casino o casino e casino. Leonardo Franceschi, Piazza Guido Monaco, slot a tutti voi, alla prossima.